speranza nel dolore. Lui è forza del mio cuore e tutto ciò che ho. Lui è pace nel timore. Lui è la sete del mio cuore. Colui che adorerò. Eccoci qua, ben ritrovati cari amici a questo ormai importante appuntamento di catechesi. Come promesso, oggi iniziamo un nuovo tema, molto interessante, dal titolo Lo stile dell'amore. Cristiani si diventa e non si nasce. Beh, cari amici, è così vera questa affermazione, cristiani si diventa, non si nasce, perché ogni giorno dobbiamo imparare ad essere cristiani, ad assomigliare a questo nostro Signore Gesù che ci vuole ogni giorno più perfetti, più santi, più puri, più umani. Ecco, cristiani si diventa e non si nasce, perché molti pensano, ma io allora sono battezzato, io sono cresimato, io mi sono sposato in chiesa, ho fatto la prima comunione ai miei figli, sono a posto. No, no, cristiani si diventa, ripeto, ogni giorno. Noi siamo stati creati per amore, vero? Da un atto d'amore innanzitutto di Dio e poi dei nostri genitori. Dobbiamo lavorare con l'amore per ereditare quell'amore eterno di Dio. Vedete, quindi dall'inizio alla fine tutto ci parla d'amore. Ecco perché il titolo che ho voluto mettere in evidenza in questa nuova catechesi è lo stile dell'amore. Perché noi veniamo dall'amore, dobbiamo lavorare nell'amore per ereditare l'amore. L'uomo che vuole essere diverso e quindi si vuole distinguere dalla massa deve ogni giorno risorgere con Cristo. San Paolo lo dirà ai Colossesi: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Quindi ogni giorno l'immagine di Cristo deve riflettere sulla nostra vita, sul nostro volto, sulle nostre parole, ecco, sui nostri gesti. Quindi noi dobbiamo essere diversi dagli altri. Sì, lo dice Gesù, siate nel mondo, ma non siate del mondo, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, di questo secolo. Quindi noi dobbiamo lavorare, e lavorare significa essere diversi da questa mentalità di questo mondo che ha disperso il senso dell'amore, ha disperso il significato dell'amore. Oggi non si sa più che cosa sia l'amore. Allora noi dobbiamo distinguerci dalla massa, lo dobbiamo volere, lo dobbiamo desiderare. Giorno dopo giorno dovremmo pensare, noi non ci dobbiamo conformare alla, come dire, a questa flotta, a questa massa che la pensa, diciamo, diversamente da come la pensava nostro Signore. Quindi chiediti, fratello, sorella che mi stai seguendo e ascoltando, la tua vita, la tua fede, il tuo atteggiamento, il tuo stile di vita è conforme allo stile di Cristo o meno? E ancora, se tu sei cristiano, devi essere come Gesù. Non puoi dire, io sono cristiano, però vivo alla maniera del mondo, quindi mi adeguo alle mode del mondo. La perfezione cristiana non è frutto di parole, ma di decisione.
Vedete, io non posso dire io voglio essere cristiano, io sono cristiano e ti vanti. No, no, non è frutto di parole. È tempo che non dobbiamo fare più le chiacchiere. La gente non ha bisogno più di parole. Io dico sempre ai genitori, no, quando vengono a lamentarsi e a dirmi, ah, mio figlio non mi ascolta più. E io dico, va bene, perché tuo figlio non ti deve ascoltare, deve vedere tutto quello che tu insegni. Allora, la perfezione cristiana non consiste in un flusso di parole. Parole, parole, dobbiamo fare, dobbiamo, no. Mostra, impegnati, deciditi. Ecco, la cosa più bella. Ti sei deciso di cambiare vita? Hai deciso di essere un discepolo di Gesù? Hai deciso di conformarti a Lui? Oppure stai dicendo soltanto parole? Fai tante parole, ma poi di concreto non c'è niente. La perfezione cristiana o il discepolo vero di Cristo non fa baccano, non discute, agisce, agisce, agisce. Il suo tendere alla perfezione probabilmente non lo pubblicizza, ma lo interiorizza. Che significa? Cioè, se hai deciso nel tuo cuore di fare un cambiamento di vita, di diventare veramente cristiano, allora non lo devi pubblicizzare. Non lo devi sbandierare, interiorizzalo, va bene? Cioè fai in modo che gli altri non ascoltino più quello che dici, ma possano vedere quello che tu stai mostrando. Ecco, possano veramente notare il tuo cambiamento. Ecco il vero stile d'amore. Ecco perché cristiani si diventa e non si nasce. Questo è un altro mio slogan, mio motto. I cristiani che parlano troppo di spiritualità fanno poco, poca interiorità. Sì, ripeto, i cristiani che parlano troppo di spiritualità fanno poca interiorità. Tutti quelli che dicono adesso voglio fare un cammino di perfezione, voglio svolazzare, voglio prendere le ali, voglio, no. Fanno poca interiorità, fanno troppe parole e pochi fatti. La voglio ripetere questa frase. I cristiani che parlano troppo di spiritualità fanno poca interiorità. I santi sono i più coraggiosi, sono stati, lo sono e lo saranno, perché affrontano la lotta in questo mondo con il potere delle tenebre, non hanno paura di schierarsi dalla parte della verità. Sì, cari amici, i santi, tutti noi, dovremmo essere i martiri, ma non quelli che vengono uccisi, danno la vita, quelli che ogni giorno lottano, danno la vita veramente, no? Ci mettono la faccia pur di schierarsi contro gli uomini che insegnano verità non evangeliche. Quindi i santi sono gli uomini, le donne più coraggiose, che lottano, hanno lottato e lotteranno sempre contro il potere delle tenebre, non avendo paura di schierarsi dalla parte della verità. Noi spesso abbiamo paura di schierarci, abbiamo paura di perderci la faccia, abbiamo paura di perdere l'onore, il rispetto. E che cristiani siamo? Anche Gesù poteva avere paura di tutto questo. Quest'ora non sarebbe salito sulla croce, quest'ora non avrebbe portato la redenzione. Quindi capite bene, cari amici, che i santi non si sono mai lasciati condizionare da nessuno, anzi sono andati dritti per la loro strada, anche per la strada della persecuzione, perché sono stati pronti ad assumersi ogni responsabilità e ogni conseguenza, anche negativa. Ce l'abbiamo questo coraggio, cari amici cristiani? Ce l'abbiamo? Ma io penso che ognuno di noi dovrebbe fare un bel esame di coscienza e dire quanta paura e quanto coraggio abbiamo nel seguire Gesù. I santi non hanno vergogna di testimoniare davanti agli uomini che esiste un solo Dio ed è il loro unico amore. Quando dico sempre che bisogna metterlo al primo posto, questo Dio, eh? L'amore, il primo amore. Come si dice in gergo, il primo amore non si scorda mai. Trasferiamolo a livello spirituale. Il primo amore non si può dimenticare, che non è il marito, la moglie, i figli, è Dio. Mettiamocelo bene in testa, cari fratelli e sorelle. È Dio il nostro
amore, fondamento di tutto. I cristiani devono essere tutto questo, se vogliono essere veramente discepoli di Gesù. E allora concludiamo oggi questa prima parte, questo primo appuntamento di catechesi sul nuovo tema, lo stile dell'amore. Cristiani si diventa e non si nasce. Vedete, non è facile affrontare questo mondo, soprattutto questo che è più difficile. Tutte le epoche, tutti i momenti, tutti i tempi storici sono stati difficili, ma questo ancora di più, perché c'è un neopaganesimo che fa spavento, c'è un annientamento della parola Dio, cioè ormai Dio non fa più, come dire, non fa più presa. Dio ormai non viene considerato da nessuno, e soprattutto anche all'interno della Chiesa, anche tra noi cristiani, abbiamo smarrito veramente il fondamento, il senso, la realtà della bellezza, del vero, del giusto, del santo. Ormai Dio è solo incastonato in qualche statua, ogni tanto ci svegliamo, soprattutto nei momenti delle feste patronali, ogni tanto qualche messa, ai funerali, abbiamo ridotto Dio a queste cose. Capite bene che non è possibile. Allora ci impegniamo, attingendo ancora a queste bellissime catechesi e cercando ogni giorno di migliorare per essere cristiani autentici. Solo così Gesù sarà contento di noi. Grazie, ci vediamo domani al solito orario, o meglio, per quanto riguarda anche le vostre possibilità. Arrivederci.